Don Gino Ballirano, Casamicciola ricorda le sue vittime. Questo dolore è ad un mese dalla tragedia. Il silenzio forse il miglior modo per essere vicini e per non dimenticare questa ferita che è ancora aperta. Sì, è proprio così, il silenzio, perché ci consente di entrare nel dolore dell'altro. Quindi non di arrivarci con le nostre, magari i nostri concetti, il nostro modo di essere, ma semplicemente ascoltare e fare proprio il dolore dell'altro. Gesù Bambino ad aprire questo corteo, sicuramente non casuale, siamo a Natale, e un po' onestamente ricorda anche il neonato che pure ha perso la vita in questa tragedia. Sì, è proprio così. Gesù Bambino ci ricorda anche la tenerezza di Dio. È un Dio che è vicino, un Dio che è accanto, un Dio che si fa uomo e condivide tutto, anche la morte, la sofferenza sulla croce. E quindi è un Dio che è accanto e c'è, è accanto a noi con la sua tenerezza, con la sua gioia, per aiutarci a superare questi momenti di difficoltà. Viene chiamato nel Vangelo e nell'Antico Testamento anche la luce del mondo. E non a caso questa luce ci ricorda che niente può spegnere la nostra speranza, niente può spegnere quella fede che portiamo nel cuore e che ci aiuterà ogni giorno, passo dopo passo, a superare le difficoltà che ormai noi sappiamo dobbiamo incontrare. E dunque il dolore che lascia però spazio alla speranza necessaria per il futuro. Sì. Il dolore nasce lo spazio alla speranza, perché oltre il buio, oltre le tenebre, c'è sempre una speranza, e questa speranza ci deve aiutare ad andare avanti.